Buonasera e benvenuti a Speciale Università. Parliamo di ricerca universitaria, lo facciamo praticamente sempre nella prima parte della nostra trasmissione, lo facciamo anche in questa occasione e parliamo di ricerca con l'ingegner Marco Dionigi. Buonasera e grazie di essere qui, Buonasera. del Dipartimento di Ingegneria, con il quale proseguiamo un filone che abbiamo aperto qualche settimana fa con alcuni suoi colleghi, che riguarda i fronti di ricerca dell'Ateneo di Perugia sui temi spaziali, sul rapporto con lo spazio, con l'universo. E abbiamo avuto finora i contributi di geologi, i contributi di fisici, ora abbiamo il contributo dell'ingegneria Certo, su questo certamente. settore, in questo settore, come era credo giusto che fosse. Intanto, ingegnere, cominciamo a dire qual è il settore di ricerca del quale lei si occupa, Allora, io mi da chi è occupo. composto il gruppo di ricerca del quale fa parte? Allora, il gruppo di ricerca mio è il gruppo di ricerca di campi elettromagnetici, è composto da diversi ricercatori che abbiamo lì in dipartimento. Questo progetto che presenterò invece comprende non solo quelli del mio gruppo, ma di tanti altri gruppi che non sono soltanto legati all'elettronica o all'elettromagnetismo, ma anche alla meccanica e alla fisica. Parliamo Parliamo sempre di Ateneo di Perugia, ci sono sempre di Ateneo sempre di di Perugia in Ateneo di questo Perugia momento, sì. con gruppi di ricerca che hanno dialogato tra loro. Esatto. Forse inevitabilmente, adesso scopriremo qual è la materia e capiremo che era forse inevitabile Era coinvolgere inevitabile. saperi diversi. Di Era inevitabile. che cosa vi occupate in particolare? Proviamo a spiegarlo. Allora, il progetto che presento in pratica si occupa della realizzazione di una piattaforma di un nanosatellite su cui impiantare degli esperimenti per portarli in orbita o anche su palloni Che cos'è stratosferici un in alto. nanosatellite, ingegnere? Me lo Allora, il spiega, per nanosatellite, favore. ecco, ho con me un po' di materiale che lo Certo, spiega no, più lo stiamo vedendo facilmente. in onda e la Allora, un ringraziamo CubeSat. perché ci Lo aiuti, vedete aiuta. anche, fondamentalmente, quella cosa piccola tra le mani di un tecnico, perché si riesce a far raggiungere a queste strutture delle prestazioni che sono comparabili magari anche con quello grande che vedete là dietro, che è grande come un autobus, quello è il Hubble Cioè famoso. sono dei satelliti grandi come un Sono dei cubo? satelliti grandi come un cubo, 10 centimetri per 10 centimetri per 10 centimetri nella loro versione più piccola. Poi possono avere anche versioni più grandi in base alle caratteristiche che uno vuole implementare sopra di loro. Certo. A che cosa servono intanto, ingegnere? Allora, Che lavoro servono per fanno questi esperimenti satelliti? scientifici, servono per esperimenti scientifici e per l'osservazione della Terra. Perciò noi possiamo impiantare dentro la nostra piattaforma un esperimento, ad esempio una telecamera che vede il terreno, vede le nuvole, vede le varie cose. Sono piccoli, sono potenti e soprattutto hanno un grosso vantaggio, sono piccoli, costano poco. Ecco. Perciò noi possiamo costruirli a poche spese, Certo. possono stare in orbita anche poco tempo, perché tanto se lo buttiamo via e si distrugge completamente mentre rientra Nell'atmosfera si nell'atmosfera, distrugge completamente, quindi non completamente. provoca danni No, evidentemente di no, nessun non tipo. ricade a terra. Viene vaporizzato praticamente e possono essere sostituiti. Nel senso che una volta che dopo qualche anno quello magari aveva a bordo un'elettronica vecchia, viene a cadere e io lo sostituirò con basso costo con uno con un'elettronica più Questo i recente. vantaggi, ma diciamo per capire per noi profani ovviamente, questi nanosatelliti, piccoli satelliti, fluttuano Assolutamente nell'atmosfera sì, in libertà. Cioè quindi noi ce li orbitano. dobbiamo immaginare come orbitanti, Sì. come dei Sono dei piccoli satelliti in tutti gli puntini effetti. Sì, nell'universo che circolano liberamente. esattamente. Sono in tutto e per tutto dei satelliti. Hanno a bordo tutte le caratteristiche di un satellite, solo è tutto miniaturizzato. Un po' come una volta c'era Marconi che faceva il Certo. marconista con un impianto gigantesco e adesso abbiamo un Certo, cellulare in abbiamo il tasca. telefonino minuscolo, È la stessa certo, cosa. È grazie assolutamente. all'elettronica. E inoltre con l'elettronica moderna è possibile impiantare dentro dei chip e dell'elettronica molto più avanzata di quella dei satelliti classici. In questa Certo. maniera noi riusciamo anche a provare le nuove risorse elettroniche che facciamo, i nuovi chip, Certo, perché bisogna sapere che lo spazio non è un posto così bello come magari uno può certo. credere, perché è pieno di radiazione, c'è il vuoto, c'è la radiazione del sole stesso che cuoce le superfici. Certo. E dunque tutto Quindi è quanto deve insidioso, essere diciamo, testato, è l'ambiente è insidioso, insidioso, è non è un ambiente estremamente accogliente, insidioso. insomma, ci No, sta dicendo, assolutamente. noi magari ce lo immaginiamo, no? No, Nel no, nostro non è la. pensare Non comune,
come un luogo della fantasia quasi, no? Accogliente e fantastico, in realtà ha delle insidie fisiologiche, esatto, ci stava spiegando, rispetto alle quali un qualunque satellite, anche dei più evoluti dei quali stiamo parlando, deve essere attrezzato, insomma, esatto, rispetto ai quali deve essere attrezzato. E anche gli stessi piccoli satelliti nostri dovranno essere attrezzati, perché dovranno, certo, essere in grado di sostenere il livello di radiazione molto elevato che c'è nello spazio. Da quanto tempo vi occupate di questa tematica? Ma questa tematica è da molto tempo che ci occupiamo di tematiche spaziali presso, certo, il nostro dipartimento, certo, e anche presso il Dipartimento di Fisica, i miei colleghi. In questo particolare caso noi abbiamo attivato un progetto di ricerca con ASI, che ha finanziato questo progetto. Certo. Ricordiamo che ASI è l'Agenzia Spaziale Italiana, che forse l'ente pubblico di ricerca sulle tematiche spaziali più importante che abbiamo in Italia, no? Il più, sì, significativo. Esatto. E la cosa bella di questo progetto è che è inteso per lo sviluppo di competenze innovative, cioè per la nascita di nuovi filoni di ricerca all'interno della nostra università. Certo. Avete visto infatti nella precedente immagine che c'erano gli studenti. È un classico che questi piccoli satelliti vengano dati anche in mano agli studenti, dove possono condurre degli esperimenti, possono costruire delle parti, e anche Eccoli noi qua. Abbiamo degli studenti che si stanno dilettando, si stanno impegnando, certo, nel costruire delle parti. Beh, immagino per loro sia tema di grande interesse e anche di grande curiosità, sì, insomma, assolutamente, perché sì, assolutamente. È tematica di evidente curiosità. Questi nanosatelliti sono già... cioè esistono già e sono già stati diciamo messi alla prova, diciamo così, certo, nel loro lavoro concreto, oppure sono qualcosa che arriverà? No, esistono da un po' di tempo, è possibile anche comprare componenti commerciali che possono comporre nanosatellite, ma il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma di nanosatellite nostra, a partire magari dalle piattaforme open source che sono disponibili in rete, certo, una piattaforma nostra su cui far girare i nostri esperimenti e poterla Quindi magari mandare nello spazio. L'idea è quella di creare dei nanosatelliti dell'Ateneo di Perugia, esatto, che, sì, poi vadano nello spazio, sì, a compiere, esatto, le loro ricerche. Questo è il nostro obiettivo. E a che punto siamo in questo raggio di lavoro, allora, vostro? Come vi dicevo, qui i nanosatelliti, vedete anche da questo grafico, sì, presente, sono stati lanciati da molto tempo. Gli Stati Uniti conducono le più grandi campagne di lancio. Quindi vedo correttamente, professore, negli Stati Uniti sono oltre, sì, 900. Sì, oltre 900. Quindi parliamo di un numero enorme. Di cui noi non ci rendiamo conto. Moltissimi che sono fluttuano proprio sulle nostre teste, esatto, sì, insomma. Sì, sì. Ecco. Sono in orbita bassa, sono intorno ai 400 chilometri, 400-500 chilometri, rimangono al massimo 25 anni in orbita, poi ecco, 25 anni un tempo non rimangono attivi, si spengono, certo, e poi ricascano. Ora, però ce ne sono alcuni particolari che vanno messi a punto, perché uno non è che si può permettere, certo, di avere miliardi di nanosatelliti. Assolutamente. Perciò dovranno essere quelli in futuro pensati anche per poter rientrare più rapidamente. Finita, certo, la missione, io apro una specie di vela. No, anche perché penso che per il vostro campo di ricerca 25 anni sia un tempo quasi infinito. No, cioè, è troppo in 25 grande, anni cambia il mondo, no? Immagino, per quanto vi riguarda. Sì, quindi per il nostro campo è, sì, per il vostro settore, che, certo, è in continua, costante evoluzione. Però immagini che i satelliti geostazionari che ora usiamo per la trasmissione televisiva anche, sì, possono stare in orbita 15 anni, 20 anni. Ecco. Perché quei satelliti costano così tanto, certo, che l'impegno economico che c'è stato per inviarli in orbita ritorna in tempi lunghi, mentre questi costano poco, perciò li possiamo cambiare. C'è un continuo ricambio ipotetico. Continuo ricambio possiamo. Le chiedevo prima, quando programmate, progettate di iniziare a lanciare i nanosatelliti da Ateneo di Perugia? Allora, in 5 così. Anni volevamo portare un satellitino in e orbita. Riuscire a fare in orbita. Abbiamo adesso già delle campagne per una prova su un pallone aerostatico, in cui stiamo cercando di portare il nostro satellite molto in alto in atmosfera per provarlo in assenza d'aria, in presenza di radiazione, certo, e perciò ci stiamo lavorando e lo stiamo portando. È un lavoro complesso, perché certo, la coordinazione di tante competenze è piuttosto complessa. Immagino. È tutti per tutti, è la realizzazione di una missione spaziale. Assolutamente. Quanto costa, professore? Una curiosità forse banale, allora, ma che vi è venuta in mente. I costi non sono altissimi, diciamo uno dei costi più grandi è il lancio. Il lancio per un satellite piccolo costa intorno ai 50-70 mila euro. Quindi insomma è un costo importante. È un costo importante, ma se uno pensa che confrontato a un satellite più grande che magari fa le stesse cose, i costi vanno sui milioni, beh, è un costo, certo, assolutamente disponibile.
50.000 euro, 70.000 euro per un progetto di ricerca sono una cifra che è assolutamente... No, è chiaro, non sono cifre proibitive, insomma, sono cifre abbordabili. Vedo qui che forse, immagino, uno degli obiettivi del futuro nanosatellite che diciamo di nostra produzione che andrà nello spazio è anche, credo anche, l'osservazione della Terra, è corretto? Sì, ci può essere l'osservazione della Terra, non esattamente. Questo è un esempio di come, vedi che schiera di satelliti di come sono vengono presenti. Impiegati, immagino. Sono impiegati per osservare la Terra, sono così tanti, passano sullo stesso punto ogni mezz'ora, perciò praticamente ci abbiamo un filmato in diretta di quello che avviene a Terra. Certo. Per questi qua. Il nostro satellite invece è fatto più per applicazioni scientifiche, per prima cosa per le applicazioni della space weather. Lo space weather sarebbe la previsione degli eventi di vento solare, di radiazione presenti in orbita. Allora, per predire questo, noi possiamo fare due cose. Possiamo o guardare il Sole quando emette un getto di vento solare, un famoso flare, oppure misurare anche la radiazione che abbiamo in orbita, in modo da mandare un avviso agli altri satelliti o anche agli astronauti che stanno sull'ISS della possibilità che vi sia un incremento di radiazione che mette a rischio la loro vita o la vita dei loro apparati. Certo. Ecco, perciò all'inizio noi faremo queste attività. Vi concentrerete più su questioni di natura scientifica, più sulla mera osservazione della Terra, che pure immagino abbia in sé grandi incognite ancora, no? Grandi domande. Sì, esatto, ma comporta poi dopo delle difficoltà nella realizzazione della missione per quanto riguarda la richiesta di permessi per il lancio, perché immagino. A tutti gli effetti potrebbe essere un satellite spiato. Immagino. Perciò deve essere in qualche maniera controllato. Io vedo che, lo vediamo dal lavoro della nostra regia, che lei ci ha fatto avere anche una slide esemplificativa di come è costruito un CubeSat, in maniera tale che ci rendiamo conto, no? Di come è fatto, di come è costruito, di che cosa c'è dentro, perché poi alla fine non sembra un cubo, ma allora, in realtà molto c'è dentro. No, c'è tante cose ci stanno dentro. Ci stanno dentro delle schede elettroniche che ognuna ha un suo compito. E il compito generale della piattaforma, che è tutto quello che non corrisponde all'esperimento, è quello di portare l'esperimento in orbita, farlo sopravvivere, prendere i dati e inviarli a Terra. Ora, per sopravvivere deve avere possibilità di raccolta di energia, perciò avrà pannelli solari, ma non soltanto, avrà delle batterie. Batterie che sono le batterie che stanno anche dentro le nostre bici elettriche. Ecco. E poi avrà bisogno dei sistemi di controllo dell'assetto, perché dovrà essere orientato in un certo modo rispetto alla Terra. Avrà bisogno delle comunicazioni, perciò ci saranno le antenne, vedete quelle cose lunghe che stanno sotto, che permetteranno, una volta che passa sopra la stazione di Terra, di ricevere i dati che poi ha raccolto durante le sue orbite. Perciò questa è fondamentalmente la piattaforma. Tutto è racchiuso dentro la struttura meccanica, che dà anche, è fatta in maniera da resistere alle sollecitazioni del lancio. Perché essere sopra un razzo che viene lanciato nello spazio... La velocità immagino sia abbastanza... Non è una cosa... La forza propulsiva sia abbastanza significativa. Esatto. Poi ho visto, professore, interessante davvero, che ci sono dei pannelli solari fuori. Sì, sì, perché giustamente deve avere... Raccoglierà la sua natura energia. Sarà quella di ricogliere la sua energia dal sole. Certo. Quindi fuori ho visto dei piccoli pannelli solari che raccolgono l'energia del sole. Assolutamente sì. È il modo, vicino, diciamo, è il modo principale sull'orbita terrestre di raccogliere energia. La stessa Stazione Spaziale Internazionale questo fa. Certo. Raccoglie con grandissimi pannelli. Vediamo, nel nostro caso sono quelli con pannelli le LED, vedete, neri. Quelli sono piccoli pannelli solari che devono essere e ricoprono tutta la superficie. Ora, immaginate che il calore del sole, quando li scalda, li porta a temperature molto elevate. E io ho un gruppo dei miei colleghi che sta studiando la temperatura a cui arriverà questo oggetto. Chiaro. E quel calore del sole lo scalderà tantissimo quando è in sole, ma quando poi entrerà nella zona di ombra della Terra, troverà temperature dell'ordine di 200 gradi sotto zero. Certo. Perciò noi dovremo in qualche maniera prevedere l'ambiente è molto ostile. Molto ostile. Prevedere cosa farà la nostra elettronica quando si troverà in queste condizioni. Certo, assolutamente. Poi ho visto prima all'interno del materiale che lei ci ha gentilmente fornito anche un riferimento alla spazzatura spaziale, Sì. Che cos'è? Perché detto allora, così, insomma, immaginare che ci sia della spazzatura sulle nostre teste è un grossissimo problema, perché sono tutti quei detriti che rimangono nello spazio. Ora immaginate che se un satellite si rompe, perde un pezzo, quel pezzo rimane in orbita insieme al satellite. Rimane lì. Rimane lì. Ma la velocità che ha il satellite in orbita sono 7 km al secondo.
come se da qui arriva a, che ne so, a Magione, certo, in 2 secondi. Certo. Tac, tac, e ecco, sei a questo Magione. Ci aiuta a figurarcela, no? Questa immagina, velocità. Immagina per sì, quanto è la certo, velocità. Perciò è un proiettile che nessun cannone sulla Terra riesce a sparare. Ora, un oggetto di quel genere, se colpisce ad esempio un altro satellite o una stazione, certo, o la stazione spaziale, la perfora e può produrre dei danni grandissimi. Danni enormi, certo. Ci sono delle metodi per mitigazione, però adesso, visto che sono stati lanciati tanti satelliti, soprattutto quelli degli anni 60, che perdevano bulloni, perdevano pezzi, certo, e sono rimasti anche in orbita, addirittura anche in orbita solare. Noi non ce ne rendiamo conto, ma non ce ne rendiamo conto, certo. Ma sono dei proiettili pericolosissimi per tutti gli altri satelliti. E dunque noi dobbiamo in qualche maniera prevedere il fine missione. E lo prevediamo come? Ad esempio, apriamo una vela del satellite che con la poca aria che ancora c'è lì, qualche atomo d'aria ogni tanto, lo rallenta piano piano e man mano che lo rallenta lui abbasserà la sua orbita fin tanto che entra nell'atmosfera e si incenerisce e si vaporizza. Vedo che uno degli obiettivi che questi nano satelliti esatto, hanno è anche quello di provare a raccogliere un po' esatto, di questa spazzatura, esatto, cioè di fare uno, un po' uno gli degli obiettivi spaziali, insomma. Esatto, anche i CubeSat possono essere usati anche con questo, perché sono piccoli, lanciarli costa poco. Se io so che un satellite c'ha un'orbita imprevedibile, che non riesco a capire certo, quando cadrà, potrei pensare di installarci sopra, portarci sopra un piccolo CubeSat che si aggancia e con dei piccoli motori ne modifica l'orbita in modo da farlo cadere in maniera più sicura. Certo, e non solo, visto di raccogliere anche eventuali detriti, eventuali che fossero detriti presenti, con delle in modo da tecniche, evitare la presenza sì, di questi oggetti che ci ha spiegato possono sì, a noi non dare grosso fastidio, ma costituire pericolo per le missioni sono spaziali, estremamente pericolosi, grande pericolo per le missioni spaziali. Pericolosi. Esiste anche un paradigma che parla di un effetto a catena che potrebbe svilupparsi se dei satelliti si scontrano fra di loro e producono molti detriti. Questi detriti colpiscono altri satelliti, è un po' come la reazione nucleare, no? Certo. Un effetto catena che produrrebbe un guaio su tutte le orbite, che sono le orbite più interessanti, che sono quelle intorno ai 400 km. Certo. Sono interessanti perché sono vicine a Terra, comunichiamo facilmente, chiaro, vedono bene la Terra, ricadono un breve tempo. Certo, assolutamente. Diciamo noi come Italia non siamo abituati a vedere delle nostre missioni, no? Missioni proprio targate Italia, però ci sono degli astronauti che vanno, sì, dei sì, nostri sì, valentissimi astronauti. Però in realtà svolgiamo un ruolo importante in sì, questo settore, in questo sì, ambito. Vogliamo sottolinearlo? Assolutamente cioè, sì. Evidenziare ci sono... che la ricerca italiana ha un ruolo di tutto rispetto sì, in questo sì, settore. Noi non siamo abituati magari a riconoscerci in quell'ambito, invece non è così. No. Ci abbiamo belle aziende, che la Sitael, ad esempio, è un'azienda che sta nel Barese, produce satelliti, proprio produce satelliti. Quindi abbiamo un ruolo, abbiamo... non vediamo il razzo partire da casa nostra. No, vediamo anche i razzi, per esempio, perché il razzo Vega è costruito a Colleferro in gran parte. Costruiti, ma non poi magari... Però non vengono lanciati perché non abbiamo uno spazio corto per noi non siamo abituati a vedere dal nostro territorio partire questi macchinari, no? Siamo abituati a vederli partire da altre zone del mondo. Sì, però ci stiamo organizzando, perché in Puglia stanno realizzando uno spazioporto dove il lancio dei satelliti non avverrà col lancio classico da terra con le fiamme sì, e il fumo, ma avverrà magari da aeroplani con piccoli razzi che li portano ad altezza e poi dopo li mandano nell'ultimo tratto fino all'orbita. E indovinate cosa ci metteranno sopra? I CubeSat, che sono, mi pare di capire, sicuramente una frontiera del futuro in questo settore. Esatto, è la frontiera del futuro della ricerca spaziale. Cioè sicuramente sono un elemento che accompagnerà la ricerca spaziale da qui agli anni a venire, insomma. Quindi ci ha spiegato che ci mancava e ci manca ancora forse per poco il luogo da cui far partire questi razzi che vengono costruiti anche in Italia. Ci stiamo organizzando. Comunque i nostri satelliti vengono normalmente lanciati anche da altri lanciatori. Esistono dei broker, cioè uno può prenotare su internet un posto sul razzo e questo il razzo magari potrebbe essere in Nuova Zelanda, potrebbe essere in Cina, potrebbe essere però in è prodotto alcune volte anche in Italia. Però è prodotto anche quindi la ricerca italiana è assolutamente all'avanguardia in questo, sotto questo aspetto, sì, magari non lo sappiamo, non ce ne ricordiamo abbastanza, però invece è giusto sottolinearlo. E abbiamo compreso che insomma anche su questo fronte dei CubeSat l'Ateneo di Perugia è attivo, sta lavorando, sta portando avanti questo progetto, certo, che entro 5 anni dall'inizio del progetto
progetto stesso, da quello che ci ha spiegato professore, ha l'idea di lanciare un satellite e di vedere quello che succede, di osservare, di lavorare di conseguenza. Beh, assolutamente. Da quanto tempo è iniziato il progetto? È iniziato nel 2019 con le prime attività e adesso si sta svolgendo e noi stiamo adesso già producendo le schede del nostro satellite. Sì, infatti, vediamo che ci ha portato il modo di questo è un esempio, è una scheda di prototipale che abbiamo fatto con diverse cose, l'abbiamo presa da un progetto open source e lo stiamo modificando e lo stiamo arricchendo con le nostre competenze. Quindi davvero siamo vicini anche a questo ulteriore passaggio di soddisfazione per l'Ateneo di Perugia e questo fronte di ricerca spaziale che si arricchisce ulteriormente. Assolutamente. Io la ringrazio molto, ingegnere, per grazie aver parlato con noi del suo lavoro, del lavoro suo e dei suoi colleghi in Dipartimento. Ricordiamo l'ingegnere Marco Dionigi, Dipartimento di Ingegneria dell'Ateneo di Perugia. Grazie davvero ancora e buon grazie lavoro. Grazie a lei, buonasera. Prima di mandare la nostra consueta rubrica fissa, l'agenda dell'Ateneo, con gli appuntamenti della settimana che inevitabilmente sono per lo più online, ormai ci stiamo, non voglio dire abituando, spero di no, comunque stiamo affrontando questo periodo in questo modo anche per quanto riguarda gli eventi dell'Ateneo, vorrei spendere due parole su come l'Ateneo di Perugia ha deciso di sottolineare e di celebrare in qualche modo la festa dell'8 marzo, la festa della donna. C'è stato un webinar su un nuovo modo per interpretare la festa dell'8 marzo, ovviamente come dice la parola online, dove è stata ospite anche Luciana Castellina. E una cosa che mi piace sottolineare in modo particolare, vedremo la locandina di riferimento, è la comunicazione alle ragazze e ai ragazzi dell'Ateneo di quali siano le associazioni del settore che hanno aderito allo sportello antiviolenza dell'Ateneo di Perugia. Sono moltissime, sono praticamente tutte le associazioni che operano nel settore nella regione Umbria e non solo, molte di esse hanno un respiro nazionale. Mi piace sottolinearlo perché questo è certamente uno strumento concreto, quello dello sportello antiviolenza, per affrontare il tema della violenza di genere e per celebrare, direi in un modo, ripeto, che non sia retorico ma che sia invece davvero utile per la vita quotidiana delle donne, la festa della donna dell'8 marzo. Detto tutto questo, la rubrica fissa ci accompagna verso la sigla finale, quindi con l'agenda dell'Ateneo andiamo verso la sigla finale. Noi ci ritroveremo invece giovedì prossimo, come sempre, intorno alle 21:10 su TEF Channel. Il corso di laurea in Economia del Turismo con sede in Assisi dell'Ateneo di Perugia, organizzato per venerdì 12 marzo alle ore 15 sulla piattaforma Microsoft Teams, l'incontro Il Turismo in Umbria dopo il Covid. Siamo pronti alla ripartenza? Dopo i saluti istituzionali del magnifico rettore professor Maurizio Oliviero e del sindaco di Assisi Stefania Proietti, l'incontro entrerà nel vivo con un'ampia tavola rotonda, tra cui parteciperanno fra gli altri anche Luigi Rossetti, direttore del Servizio Sviluppo Economico della Regione Umbria. Si svolge online in particolare l'incontro nell'aula digitale UTH, piattaforma Microsoft Teams di Unipg. Il pubblico esterno è benvenuto e può accedere chiedendo informazioni per il link d'ingresso all'aula digitale alla segreteria organizzativa Pietro Ronca, mail pietro.ronca@unipg.it. Il ciclo di incontri Esperienze del Risorgimento, la cultura letteraria degli anni 1850-1870 è organizzato presso il Dipartimento di Lettere in modalità mista, prevalentemente a distanza, almeno finché l'emergenza Covid continuerà, ma in parte anche in presenza. Si tratta di 10 incontri che si terranno il venerdì pomeriggio dalle 15, dal 5 marzo fino a fine maggio, sulla cultura del Risorgimento italiano, in cui esperti italiani e stranieri, anche dalla Francia, Inghilterra ed Austria, parleranno del perché studiare quel periodo e di come lo hanno studiato nella loro esperienza. Venerdì 12 marzo il professor Maurizio Bertolotti, Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, affronterà il tema Le campagne, gli ebrei, Garibaldi, sguardi obliqui sul risorgimento. Il corpo nelle politiche sanitarie, lezioni dalla pandemia. È il tema dell'incontro con Fiorella Giacalone e Alessandra Pioggia il venerdì 12 marzo alle ore 16:30 sulla piattaforma Microsoft Teams. Si svolge nell'ambito del ciclo di seminari Il corpo tra discriminazioni e diritti. Per ogni informazione www.scipol.unipg.it.
Due bandi per l'assegnazione di un totale di 858 tablet in uso gratuito, comprensivi di traffico dati, a favore di studenti immatricolati o iscritti all'Ateneo di Perugia. L'Ateneo, verificata la necessità espressa dal Consiglio degli Studenti di poter garantire un ulteriore supporto alla formazione a distanza, rinnova il bando emesso nel novembre 2020, che prevedeva già l'assegnazione gratuita di 2150 dispositivi. L'iniziativa, condivisa in tutte le sue fasi con i rappresentanti del corpo studentesco, è volta alla tutela del diritto allo studio. Nello specifico punta a ridurre il cosiddetto digital divide. I tablet verranno consegnati a chi ne farà richiesta in comodato d'uso gratuito per un anno, sulla base di parametri di reddito e merito e con una particolare attenzione nel garantire la possibilità di accesso agli studenti con disabilità. È stato pubblicato il bando per il conferimento di borse di studio alla fisica nucleare nei laboratori per laureandi e neolaureati magistrali in fisica che intendono svolgere un tirocinio presso un laboratorio nazionale in Italia o all'estero. Il progetto è anche spendibile per lavorare alla tesi di laurea. Le domande di partecipazione al concorso e le due lettere di presentazione dei referenti dovranno pervenire entro non oltre le ore 11:59 del giorno 2 aprile 2021. Grazie alla convenzione sottoscritta tra Centro Servizi Volontariato, CESVOL e Dipartimento di Scienze Politiche dell'Ateneo di Perugia, verrà assegnato un premio di laurea ad uno studente meritevole. Il premio prevede la pubblicazione della tesi o di una tesi ampia e significativa, l'attestato e la possibilità di fare una relazione sulla tesi stessa in un evento pubblico. Le domande di partecipazione redatte in carta semplice devono pervenire entro il 10 maggio 2021. Il bando è disponibile all'indirizzo www.scipol.unipg.it. Tea.